Io. Ieri gli Stati Uniti d'America hanno dato qualche difficoltà al Portogallo nonostante la classe 88, 30 gol in 36 presenze ai mondiali per il capitano argentino. Ordóñez contro Didac Sanchez, si attende il fisco, eccolo, finta al tiro, gol! Argentina avanti dopo 8 minuti, poco meno, di gioco. Albiceleste 1, America 0. Lucas Ordóñez, trasformazione perfetta. In avanti con l'ingresso in campo anche di Josh England. Attenzione, qui Ordóñez riesce a parare Sanchez, che poi se ne tiene lì. Chiama l'ingaggio 2, il direttore di gara, cambio anche nell'Argentina, fuori Ezequiel Mena, entra in campo il cristallo Lucas Martinez, lui attaccante dell'Oliver. Ora Platero, l'anticipo secco di Aguaron, ancora Platero in contrasto, arriva il supporto del fratello Marco. Ora Pablo Aguaron, il pareggio dell'America con un super gol di Pablo Aguaron, in girata colpisce sul secondo palo, 1-1 al 12°, guardate, girata e poi in accompagnata a trafiggere Valentin Grimal, pareggio degli Stati Uniti 1-1. Gran gol, il primo in questo mondiale per il numero 8 americano. Quindi da rifare il giocatore del Barcelona Morrocos, quindi gioca in Cile, il classe 2003. Può partire Lucas Martinez davanti a Brevington. Lucas Martinez, alza e schiaccia perfetto del cristallo. Argentina nuovamente in vantaggio a 8:38 dal termine. Il gol di Lucas Martinez. Realizzazione perfetta in Picadigna. Mentre qua rivediamo il contatto tra Sanchez e il giocatore argentino. Poi in facile, alza e schiaccia Martinez, la mette dentro l'arbitro Moyer, tiro da fuori, ripallato, diventa buona poi per Rampuglia, riesce a trovare il tiro, vuole l'appoggio verso Facundo Bridge, il 3-0 dell'Argentina frutto di un errore in fase difensiva dell'America. Bravo Rampuglia a crederci e ad appoggiare, eccolo qui Danilo Rampuglia, appoggia per Facundo Bridge che da lì deve solo di fatto spingere in porta. Il gol del 3-1. Rigore, si attende il fischio di Correa, finta a tiro sotto l'incrocio, Lucas Ordóñez, doppietta per il giocatore del Benfica, 4-1 per l'Argentina. Rigore perfetto del capitano e 19 allo Sporting. Può partire Romero, si attende il fischio di Madureira, ancora a sistemare qualcosa dall'altra parte della pista. Ride Didac Sanchez, ride anche Romero per mettere il 5-1, per firmare il primo gol, sul primo gol di questa giornata. Romero, il casco di Sanchez, ancora Romero, pallina alta. Rivediamo qui il rigore del 99, faccia piena di Sanchez. Poi pallina su. Ancora Mena. Romero, Bridge. Romero, la conclusione, Sanchez e la falla finisce in rete, arriva il gol del 5-1, la firma del Nolito, più 4 l'Argentina. Rivediamo da qui il rovescio che finisce sotto il braccio di Doug Sanchez, ecco da qua lo rivediamo ancora meglio, sì, la pallina entra completamente. Contropiede di Colby Meyer che va direttamente al tiro senza provare a saltare l'uomo, attenzione a Matt Price,
passa Moyer, l'assist Matt Price, il gol degli Stati Uniti d'America lo segna Matt Price, 5-2, ancora il gol del classe 81, Matt Price che davanti a Grimaldi chiude bene il triangolo, Moyer deve solamente spingerla dentro a corto di distanza. Valentin Grimaldi, lui ha giocato anche in Italia insieme a Hello nel 2005, allenato da Mario Agüero, all'epoca CT degli Stati Uniti. Tutto pronto, England contro Grimaldi, parte fischio, il tiro, la parata di Vale Grimaldi. Si rimane sul 5-2 a parare Sanchez, ora Guaron per Price, finta il rovescio, viene recuperato la sponda di Ordóñez, recupera Bridge, eccolo Rampuglia, trova il gol del 6-2, Danilo Rampuglia colpisce sul primo palo di Dak Sanchez e allora arriva il gol numero 6 per Danilo Rampuglia. Lo rivediamo, la ripartenza veloce e poi senza farsi pregare la scarica sotto la traversa, Stati Uniti 2 Argentina 6. Brewington comunica con il tavolo degli ausiliari, sembra essere tutto a posto. Ah, era per quanto riguardava i falli, 11-11, è stato fiscato un doppio fallo, quindi agli USA si può partire. Ordóñez contro Brewington, parte fischio, Lucas Ordóñez, perfetto, perfezione allo stato puro del capitano argentino, gancio contro gancio, lascia secco Brandon Brewington, tripletta di Lucas Ordóñez, 7-2 per l'Argentina e quindi 3 punti chiaramente in staccoccia per l'Albiceleste, punteggio pieno nel proprio girone. Rivediamo, guardate, si allarga, poi gancio contro gancio e Brewington non può nulla. Una volta sbilanciato il cano, Ordóñez ne approfitta, 7-2, tripletta per il capitano. Colby recupera nuovamente Ordóñez, vuole prendere veramente il largo ora l'Argentina con Lucas Martinez. 8-2, arriva anche il gol, la doppietta anzi del Cristallo. Allora va sull'8-2 l'Argentina, quell'inserimento, l'assist di Romero e poi davanti a Brewington, l'alza sul primo palo il giocatore ex Lodi. Ora Moyer l'anticipo, 3-1, diventa un 2-1, Ordóñez davanti a Brewington, alza, schiaccia, parata di Brewington, poi Martinez e c'è rigore. Infatti l'aveva parato Aguaron, chiede, poi si dicono qualcosa, Ordóñez e Aguaron si accendono un po' gli acqua grazie alla allergia, alza, schiaccia di Ordóñez, para Sanchez, Aguaron cade e poi Martinez di fatto, no, scusate, seconda volta, Ordóñez contro Brewington, 5 secondi al termine, per 9-2 Lucas Ordóñez. Sono 9 per l'Argentina, sono 4 per Lucas Ordóñez. Mette ben in chiaro le proprie intenzioni in Argentina in questo mondiale. Abbiamo visto come Ordóñez stava per andare quasi a colpire Aguaron, quindi a 3 secondi dal termine. Ancora qualche battibecco tra Aguaron e Ordóñez. Tre secondi dalla fine l'Argentina si porta a quota 6 punti, punteggio pieno, quindi il Portogallo è chiamato a rispondere questa sera alle 18.30 contro l'Angola. Ricordiamo poi alle 15.15 il Cile affronterà la Spagna e alle 21 Francia contro